Alessandro Micheletto, fra qualche minuto l'Italia partirà in direzione Katowice dove disputerà le ultime due e più importanti partite di questo europeo. Che emozioni stai provando in questo momento? Ma diciamo che l'adrenalina, insomma, che ci ha dato la partita di ieri ancora la stiamo sentendo. Siamo molto felici, orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma non vogliamo fermarci qui. Abbiamo due partite bellissime da giocare, importanti per noi, con questo gruppo fantastico che vogliamo chiudere al meglio, insomma, questo primo cammino con questo nuovo gruppo. Senti, facendo un passo indietro, la gara di ieri, anche avete dimostrato ancora una volta una grande maturità, una grande consapevolezza dei vostri mezzi e la capacità di stare in campo anche con formazioni, diciamo, più rodate, no? Più mature, però, insomma, voi l'avete giocata veramente bene. Sì, penso che abbiamo fatto una grandissima partita ieri, eravamo concentrati, eravamo molto carichi, li abbiamo messi sotto fin dall'inizio. E quindi loro non abbiamo mai dato l'opportunità di metterci un po' in difficoltà. Abbiamo tenuto bene la ricezione, che sapevamo loro avevano dei turni molto importanti al servizio, e poi siamo riusciti a fare noi altrettanto bene fase break, e quindi, come ho detto prima, non gli abbiamo dato la capacità, insomma, di reagire ai nostri colpi, quindi questo è stato molto importante. E adesso arriveranno squadre altrettanto rodate, altrettanto forti, e quindi dobbiamo prepararci a delle battaglie. La semifinale vi vedrà opposti alla Serbia, campione in carica. Che gara sarà? Sarà una gara difficilissima, sappiamo. Adesso una semifinale europea contro una squadra che da anni è sempre ai vertici, è il top della pallavolo mondiale, quindi dobbiamo giocare la nostra miglior pallavolo, senza troppe pressioni, senza troppa fretta, goderci questa partita perché sarà sicuramente bello da giocare. E poi, insomma, quello che viene, siamo sicuri, basta essere consapevoli di aver dato il massimo, di uscire dal campo appunto avendo dato il 100%. In bocca al lupo.